Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. In questo video voglio parlarvi della storia di un personaggio del fascismo. Il 18 agosto del 1918 a Benevento in Campania nasce Pietro Koch. Il padre, Otto Koch, era un commerciante di vini ed ex ufficiale della Marina Militare tedesca, mentre la mamma era una donna italiana e si chiamava Olga Politi. Negli anni 30 la famiglia Koch si trasferisce da Benevento a Roma e qui Pietro, dopo aver ottenuto la maturità presso il liceo Gioberti, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma non porterà mai a termine gli studi perché viene chiamato sotto le armi. Nel 1938 diventa ufficiale di complemento dei granatieri di Sardegna e qui resta fino al congedo nel 1940. Fino al 1943 non verrà più richiamato sotto le armi e in questi tre anni, dal 40 al 43, la sua vita si svolge tra Perugia e Roma. Si sposa, ma il suo matrimonio dura ben poco, in quanto ha un amante. L'amante è Tamara Cerri. Il nome di Tamara Cerri lo abbiamo già fatto nel video dedicato a Celeste Di Porto. Vi lascio qui da qualche parte il link, andatevelo a riguardare. Infatti Tamara Cerri è stata la compagna di cella di Celeste Di Porto. Nel 1943 Koch viene richiamato in servizio presso i granatieri di Sardegna, ma dopo l'armistizio aderisce al Partito Fascista Repubblicano e entra a far parte del reparto speciale di sicurezza. Si trasferisce a Firenze, dove riesce ad arrestare il colonnello Marino, che era stato l'aiutante maggiore del generale Mario Caracciolo, che ha difeso strenuamente Firenze dall'occupazione tedesca. La notizia della cattura del colonnello Marino giunge alle orecchie del duce in persona, Benito Mussolini, il quale manda Koch a Roma per arrestare il generale Caracciolo, che aveva trovato rifugio presso un convento all'interno della Città del Vaticano. Pietro Koch, con l'appoggio dei tedeschi, riesce a violare i confini della Città del Vaticano e ad arrestare il generale Caracciolo. Questa azione lo accredita nei confronti delle alte sfere del fascismo e riceve l'autorizzazione dal capo della polizia della Repubblica Sociale Italiana, Tamburini, di fondare un reparto speciale di polizia che verrà soprannominato la Banda Koch. La prima sede della Banda Koch è stata a Via Tasso numero 115, presso il comando delle SS di Roma. Ben presto però la sede viene trasferita presso la pensione oltremare di Via Principe Amedeo numero 2. Tra le azioni portate a termine dalla banda, ricordiamo l'assalto al convento della Basilica di San Paolo a Roma, dove vennero arrestati renitenti alla leva ed ebrei, l'arresto di 23 militanti del Partito d'Azione, dei quali 21 vennero poi fucilati alle Fosse Ardeatine, e la cattura e
la conseguente consegna ai tedeschi che poi lo uccisero del tenente di polizia Maurizio Giglio, al quale è dedicata la caserma della Polizia di Stato a Roma in via Guido Reni, sede del reparto volanti. Con la liberazione di Roma nel giugno del 1944 ad opera degli alleati, la banda Koch si trasferisce a Milano, presso Villa Fossati, che dai milanesi verrà ben presto soprannominata Villa Triste, per le torture che venivano perpetrate nei confronti degli arrestati che non collaboravano. Tra queste torture possiamo ricordare le frustate inferte sia con fruste tradizionali e sia con caricatori pieni di munizioni dei fucili. Gli arrestati che non collaboravano venivano appesi alle travi del soffitto e lì lasciati per ore. Venivano bagnati con dei getti di acqua bollente e venivano anche torturati con la corrente elettrica. La banda Koch, con il passare del tempo, acquistava sempre più autonomia. Infatti, oltre alle azioni portate avanti con il consenso delle alte sfere fasciste, prendeva anche delle iniziative e conduceva per proprio conto delle operazioni. Questa cosa non era ben vista dai gerarchi fascisti, che ne parlarono direttamente a Benito Mussolini, il quale fece arrestare Pietro Koch. E il 17 dicembre del 1944 a Villa Fossati a Milano va in scena qualcosa di paradossale. Infatti il fascista Pietro Koch viene arrestato insieme alla sua amante Tamara Cerri dai fascisti. Tamara Cerri viene subito rilasciata, mentre Pietro Koch viene rinchiuso all'interno del carcere di San Vittore, dal quale, con l'aiuto dei tedeschi, il giorno della liberazione, il 25 aprile del 1945, riesce a fuggire. Si reca a Firenze perché sa che la sua amante Tamara Cerri ha cercato rifugio presso la sua famiglia di origine, che vive in quella città. Ma una volta giunto nel capoluogo toscano riceve la notizia che Tamara Cerri è stata arrestata dagli alleati. Solo, senza nessun punto d'appoggio e sentendosi braccato, si reca in questura e si costituisce. Viene trasferito a Roma, dove il 4 giugno del 1945 inizia il processo Lampo e dopo poche ore viene emessa la sentenza di condanna a morte per Pietro Koch, il quale il 5 giugno del 1945 viene fucilato a Forte Bravetta. Questa è la storia di Pietro Koch e della sua banda. Io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, a commentarlo e a condividerlo. Grazie per avermi seguito e ai prossimi video!